Buonasera a tutti. No, io penso che innanzitutto andare in Europa League è una forma di grande prestigio per la squadra, per la società, per la città. Quindi ce ne fossero ogni anno di competizione così che mettono in vetrina tutta la città di Catania. Chiaramente andando a fare una competizione europea dove significa viaggiare, dove significa avere partite in più tra settimana, vorrebbe dire allestire una squadra con più giocatori, avere un organico in squadra alternative importanti. Quindi dopo c'è una società dove deve andare a investire un po' più soldi di quelle che sta facendo adesso. Quindi lì deve essere attento la società a fare bene i conti. Però io dalla mia sensazione, insomma, io anche per essere stato un giocatore, fare quelle competizioni lì vuol dire prendersi grandi soddisfazioni. Quindi per me se il Catania va in Europa League, insomma, è da farla almeno un anno per capire veramente le emozioni che può dare una competizione europea. Senti, dal punto di vista mentale e fisico, dove si spende di più dovendo giocare il giovedì adesso come l'Europa League e poi in campionato? Cioè, dove effettivamente si paga più questo impegno? Ma l'impegno si paga specialmente con le energie mentali, perché tanto è fisica e alla fine neanche, secondo me più mentali, più per preparare la partita, il viaggio in aereo, cioè ecco, quello lì secondo me vai a pagarlo più di tutti. E ecco perché ti dicevo prima, ci vuole tante volte gente che non ha giocato giovedì, la deve far giocare domenica o viceversa, ci vuole una dose competitiva più che altro per fare una competizione di Europa League, perché se tu vai a vedere squadre che hanno esperienza in quelle manifestazioni lì di Champions o Europa League, si vede sempre che in campionato qualcosina perdano, perché tenere alti ritmi su due competizioni non è facilissimo, specialmente squadre come il Catania che non è abituato a fare certi tipi di competizione, come noi trovavamo un po' di difficoltà con il Livorno, comunque passammo il primo turno e poi dopo il gironcino andavamo fuori con le spagnole. Però tutto sommato è chiaro che se giochi il giovedì, la domenica qualcosina vai a lasciare, quindi c'è pro e contro a fare una competizione così. Ecco, infatti, proprio questo volevo chiederti, i rischi quali sono? Perché poi sappiamo che Livorno, Empoli e Chievo ci hanno provato, però poi l'anno successivo le cose sono andate anche male, no? Qualcuno addirittura anche retrocesso in Serie B. Quindi per evitare questo cosa serve poi? Oltre alla rosa allargata che tu giustamente hai evidenziato, insomma, cosa. Ma io penso che la rosa allargata sia il principale dei motivi se uno fa quella competizione lì, perché ripeto, a fare una competizione e se vuoi essere competitivo anche in Europa League e in campionato, deve avere 18-20 giocatori di grandissimo livello, o perlomeno che ritengano valide alternative ai presunti titolari, ecco. Poi è chiaro che giocando tante partite, delle volte è anche una casualità che la squadra come il Livorno, il Chievo o l'Empoli è andata anche in Serie B. Può darsi che andava in Serie B anche se non avesse fatto l'Europa League. Io non penso che per fare 5 partite o 7 partite d'Europa League vai a compromettere una stagione. Vuol dire che quella stagione lì, di quell'annata lì, no, non è stata positiva, ma non penso per colpa di, ecco, se uno fa una manifestazione, perché non è tutto l'anno che fai l'Europa League. Cioè magari auguro al Catania di andarci e di vincere l'Europa League, però penso che se dovesse già passare il primo turno avrebbe fatto un grande miracolo, perché vai a vedere adesso anche quello che lo stanno facendo quest'anno, la Lazio, l'Inter, insomma, hanno nel girone delle buonissime squadre, quindi non è facile, ecco. Senti, che idea ti sei fatto da osservatore di questo Catania? Ma il Catania ormai è una realtà dove ogni anno fa grandi campionati, dove riesce sempre a trovare un gruppo importante, sempre con una base solida di giocatori che in questi anni sono a Catania, e quindi è una realtà da prendere anche tante volte per esempio, perché tante squadre non sono come il Catania, ecco. Catania secondo me ha anche buoni, non so se osservatori o buoni direttori, però penso che anche i giocatori che arrivano a Catania riescono sempre a dare il meglio di sé e a mettersi in mostra. Sai
sarà il clima, l'ambiente, giocare a Catania per le squadre che arrivano lì non è mai facile, insomma, guarda ieri quello che è successo alla Lazio, o quello insomma anche altre partite dove sicuramente meritava anche contro la Juventus di non perdere. Voglio dire, ormai Catania, io ci ho anche giocato in quello stadio, non è facile venire a giocare a Catania per l'ambiente, i tifosi sempre molto vicini, grande entusiasmo, quindi ormai Catania è diventata una realtà e c'ha anche buonissimi giocatori.